Benvenuti alla puntata speciale minuto 91 post partita di Udinese-Atalanta. Risultato di 1 a 3 per l'Atalanta. È stata una partita sofferta, una perdita rabbiosa, soprattutto dai tifosi perché sono stufi e arci stufi di vedere una squadra che non corre. E una società che mettersi le mani nei capelli non serve a nulla perché ormai stiamo diventando calvi. Questa è una battuta, ma è vero, ma è una battuta, ma ci sta. Poi che dirvi, io lo chiamo ormai il Pipinotto Gino Pozzo, cioè marionetta. Che fa quello che vuole, questo qua. Prende, cuce, taglia. Prende giocatori a caso. Non è più. Si vede che c'è la mano del figlio, non del parroco, del padre. Quindi si vede la differenza. Da 5 anni a questa parte ha solo fatto danni. Anche quando c'era già. Primo anno che c'era. Ed è stato il primo anno e l'ultimo anno che c'era di Natale. L'ultimo anno che c'era di Natale, già da lì ci sono stati raffiche di massacri, di risultati, di punteggi in classifica che erano nemmeno mai dei capelli, salvati all'estremis. Anche quest'anno sicuramente sarà forse così, ma ormai i tifosi friulani sono stufi, arci stufi, aspettano solo che forse ci sia, ma aiuto dal così chiamato mercato di riparazione, ma non cambia molto. Puoi farsi segnare da un ex come Duván Zapata, che c'erano in tanti, dicevano, ah, no, non è bravo, non corre, non serve, eccetera. Avete visto ieri? Chi ha visto la partita di ieri? Ha visto. È tutta un'altra storia, tutta un'altra storia, tutto un altro tipo di giocatore. Ha fatto tripletta ieri, tanto per cambiare. Si vedeva che non c'era Lina Nanna, che adesso è ex, ma in prestito all'Atalanta. Però ho voluto salutare la curva nord dell'Udinese, bene nel cuore e pugno sul cuore, ma per far capire che non è colpa sua. Che è all'Atalanta, ma è colpa del dirigente, cioè il padrone che è Gino Pozzo, non il Baron Pozzo. Baron Pozzo guarda e basta, non dice altro, dice la sua, ma non ha più il potere. Pipinotto, che si è chiamato Gino Pozzo, che Pipinotto in primo anno vuol dire anche marionetta. È uno che fa quello che gli vuole, fa quello che gli pare. Per dirvi soltanto i risultati di questo periodo, non ricordo tanto il risultato, cioè come andata la partita, perché non serve molto, non serve neanche dirvi. Dico solo un risultato giusto. Perché la squadra ha fatto pena e ci sta. Ma andando però a vedere la classifica, in questo momento siamo neanche a farlo apposta. Quale sui quarto ultimo posto, a 13 punti. Superata anche dell'Empoli, che ieri ha vinto, giocando contro la Spal, mi pare. Un'altra squadra, scusate, no, contro Bologna, pensate un po' voi, è una classifica che in 15 solo partite abbiamo solo fatto 3 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, non so se rendo l'idea, 13 punti in 15 gare,
sull'età, mette le mani nei capelli, è un risultato sempre peggio, toccando il fondo del barile, o come ho detto quando io ero ieri allo stadio, altri tifosi come me, Gino Pozzo ha grattato completamente il fondo dello pozzo. Un pozzo che, diciamo veramente la verità, non ha soldi. Prende giocatori di poco livello, un giocatore come Vitea non si sa chi sia, si sa solo che ha giocato in Brasile e basta, preso così. Una Lasagna che segna ma con fatica. Un Muso che non ha colpe, perché se non ha la difesa che non lavora, non può fare miracoli. Una centrocampo che è irriconoscibile. Un Mandragora da 20 milioni di euro che non ne vale neanche 20. Ne vale uno forse. Un Fofana che da un paio di anni a questa parte che c'è in Udinese, ma ieri ha fatto veramente pena. Quando aveva la palla non sapeva chi darla, tornava indietro. E non è che prendeva sulla la squadra, poco. Pochi risultati. Posso dire che ha fatto una buona versione, ha giocato bene, però un po' completamente sottotono De Paul. Sottotono anche D'Alessandro, l'ex dell'Atalanta. Sottotono anche la Lasagna, soltanto il gol, ma per il resto basta. Non so che dire, l'unico che posso salvare sono l'allenatore Davide Nicola, che a lui non interessa il risultato, ma gli interessa che la squadra non ha un piano fisico, cioè deboli, non hanno corsa, e soprattutto anche dal modo di fare. La squadra intende, cioè i giocatori non nemmeno fanno bene, ma in gara non, a quanto pare no. Entrano con la paura, a quanto pare, non con la voglia, che la voglia è solo veramente l'Udinese vera, è soltanto la vera Udinese sono dei tifosi, non la società, non l'Udinese stessa che gioca in campo. Come dicevo, è uno sfogo che fa riflettere questo. Vedete un po' voi. Io la mia. E vi ringrazio. Alla prossima partita. Non che fa la posta. Venerdì ci sarà il post partita dell'anteprima di Inter-Udinese. Altra partita difficile. Io non so. Sempre peggio. Vabbè. Vi ringrazio per l'ascolto. Forse con questa trombetta. E forse mi rincuora un po', ma di Marco, da Udine, è tutto. Ciao ciao.